sarà un casino. L'immagine, ma sì, che è bello così, vedersi, siamo tutti. Ah, sì. Vai, oh. Pare che ci siamo, rega, fellow boomers, ben ritrovati sul mio canale Twitch, vedete Franz, quindi vuol dire che sono ospitata ed è un piacere avere con noi, Regaf, il ritorno è sempre peso, è la prima volta di Sacro Cuore per presentarlo qui. Benvenuti, Regaf! Grazie! Bella. Ciao! Bella. Oh, è un piacere. È stata meno sofferta dell'altra volta questa, comunque. Medio, anche perché la band è sempre peggio, è la seconda più difficile, la prima più difficile in assoluto credo che sia della storia delle live in placcaggio, che ancora non ce l'ho fatta. Eravamo arrivati tanto così, poi il Guru ha fatto un incidente il giorno stesso. No. Il sempre peggio rimane abbastanza difficile perché tipo ci sono dei cambi in giornata, ma eccoci qua, quindi perfetto, ragazzo. Bene. Bene, bene. Tanto allora, Ciao a tutti, ragazzi, qui vedete la copertina dello split, figata, e direi passerei la palla a Franz per partire subito. Ecco qua, che ci vediamo meglio. Beh dai ragazzi, questa è una puntata lancio, quindi parlateci un po' del set, dello split. Allora, split, poi se volete entriamo nei dettagli, però dai, chi parte? Chi tra Sacro Cuore e Aielia, apri le danze, prima gli intellettuali. Esatto. Parto dall'idea, cioè l'idea più che altro è venuta dopo aver fatto due o tre date insieme e aver trovato insomma un certo feeling, una chimica, come potrebbe dire Neruda, un sacco di chimica. Immagino, mentre non sono tipico delle formule, però c'era un sacco di chimica. Avevamo detto che mantenevamo una plomb, vedo la grande. Mi piace così. Ok, dico due cose al volo e poi parto con Schopenhauer a cannone. E comunque, perfetto. Vabbè, insomma, la cosa è stata, cioè era abbastanza scontato che finisse a fare uno split appunto per questa chimica, e quindi dopo un anno e mezzo di chimica siamo riusciti a fare un cazzo di split. Di due pezzi a testa, di ben due pezzi a testa, sempre per rimanere sulla chimica della situazione. E vabbè, cioè, le canzoni che abbiamo messo noi sono un po', cioè, rispecchiano un po' la copertina, lo Ying e lo Yang. Quindi c'è le rose invece del pane, c'è il coltello. Quindi niente coccole, solo pallottole, che è una goliardata dedicata, insomma, all'amore. Nello specifico parla dell'amore fra skin, però di fatto è una canzone d'amore in toto. E mentre Io odio il mio posto di lavoro è di fatto quell'inno fra il marxismo e la voglia di non fare un cazzo perché lavorare non ha senso, di fatto, all'interno di questo tipo di mondo. E niente coccole, solo pallottole è stata scritta, vabbè, un tot di anni fa, poi l'abbiamo ripresa, cambiata. All'inizio, più che le skin girl, le donne ultras, era questa storia d'amore fra io e una bagaglia che conoscevo in un pub, che voleva portarmi a casa a fumare le stagne, io gli dicevo guarda anche no, e poi è diventata una cosa un pochettino più pop. No. Allora mettiamo le rose. Esatto. Il pane e le rose, esatto. Ho visto che c'è Giorgio in... comunicazione di servizio, visto che tu guardi in servizio, dopo magari ci giriamo e sostituisci qualcuno. Intanto grazie mille per essere venuto lì, ma ci sono solo 6 stanze al momento. Dopo ti mettiamo dentro. E vai pure, quindi questo, poi ho visto tra l'altro nel video di mio posto di lavoro che tra l'altro avete ripreso immagini del film La classe operaia va in paradiso. Gran film. Gran film. Grande volontà, sì, perché appunto quelle canzoni registrate, il videoclip l'ho montato io con questi vari frammenti, con poi le due kick, insomma, dell'intervento iniziale del compagno fuori dalla fabbrica e l'obbligatoria telefonata finale della smentita della strage di Bologna fatta dalle BR Radio Popolare, che insomma è un mantra che va riproposto in qualsiasi tipo di occasione, che sia una cena con i parenti o, non lo so, un golpe di Stato.
Sì, cioè, insomma, c'è questa, c'è queste, tra le due canzoni. Io odio il mio posto di lavoro, l'ho scritta mentre facevo la cacca nel bagno della Ducati. Io ho lavorato in Ducati, e, tanto forse è la giornata più produttiva in 6 mesi di lavoro sotto copertura nello stabilimento della Ducati. E in quella bellissima pausa di 20 minuti sono riuscito a scrivere sta roba, perché era il periodo del cambio d'appalto della nostra cooperativa e i delegati CGL avevano detto: lasciate fare a noi, della serie non potete fare un cazzo. Allora io, che sono uno stronzo, sono andato dai Sicobas e ho fatto spargere la voce in giro che mi stavo interfacciando ai Sicobas. Guarda caso poi l'appalto è stato vinto, non mi voglio prendere i meriti perché non ne ho, però insomma fa anche capire la caratura intellettuale di quei pezzi di merda della CGL. Esatto. Quindi è per quello la CGL, e lo stronzo l'hai fatto proprio in tutti quanti i sensi, anche perché poi dopo anche cagando sei andato a produrre il pezzo, quindi è proprio fare lo stronzo più nel senso figurativo che reale, ci sta. Sì, perché dai diamanti non nasce niente, mai nato niente. Bomba. Andiamo alla parte sempre peggio, vi metto un attimo in backstage e metto, voi sapete quale, vi metto dentro Giorgio. E rimanete lì, ragazzi. Un attimo, e chi si muove? Metto dentro Giorgio e... Ok, arriviamo. Eccoci qua, sempre peggio. Ciao Giorgio, benvenuto. Ce l'ho fatta. Questa è la prima, con 4. Attenzione, pensaci che fosse stato anche Zecchina proprio, aiuto, vabbè, comunque. Vabbè, per dire intanto sui pezzi, in realtà li abbiamo registrati un botto di tempo fa, no? E sai quando c'era stato la nostra prima bellissima live sofferta e rincorsa, dove c'era questa specie di grande cosa dovete fare, a parte il concerto di Bull Brigade che era il segreto di Pulcinella. In realtà erano questi due pezzi che avevamo registrato e che devo dire dopo tanto tempo siamo riusciti finalmente a far nascere su un disco. E come diceva Elia, il fatto poi che suonando insieme diverse volte, trovando questa splendida sintonia con i ragazzi, ci siamo detti: ma perché non facciamo un bello split? In controtendenza con tutti che oggi fanno ormai tipo i 12 pollici con 4 pezzi, un lato solo, e così abbiamo detto: no, facciamo il buon vecchio 45 giri e che io i 7 pollici, scontrandoci peraltro con dei costi terrificanti. Quindi in realtà sì, perché se tutti fanno il 12 pollici è perché conviene, perché costa di meno. Il 7 pollici adesso è proprio antieconomico, esatto, a ogni livello. Poi, avendo voluto farlo anche tutto molto curato, eccetera, abbiamo tirato fuori una sassata di spesa improbabile, quindi ci dispiace di doverne fare anche un prezzo di vendita un po' al di sopra di quelli che sono solitamente i nostri standard, che abbiamo sempre tenuto i prezzi il più basso possibile. Però per una volta diciamo che il tutto è un gioiellino, quindi crediamo che si meriti anche magari una birra in meno al bar e l'acquisto per tenersi un prodottino che è sicuramente fatto ad arte, ecco. Comunque la prossima volta magari facciamo un LP che spendiamo di meno, tipo. Sì, sarà poi c'è la parte grafica. C'è la parte grafica è il non plus ultra del veramente. Tipo, sia la copertina che gli interni, le serigrafie sicuramente sono un valore aggiunto grazie alla buona Roby che ci ha donato la sua arte per questo disco, diciamo che anche all'occhio più che alle orecchie. All'orecchio orecchie, ragazzi. Anche al fatto, perché stiamo parlando di cartoncino, cioè è tutto effettivamente. Allora, approfittiamo figo anche per ringraziare poi Damiano di Natti Print, che quando abbiamo detto già sta costando un sacco, perché noi ci mettiamo dentro anche delle fotografie fatte a mano, e lui è stato bravissimo perché ha fatto questi capolavori. Quindi il disco esce in 300 copie con praticamente 3 diverse serigrafie, quindi quando pescate il disco o ce n'è uno, ce n'è un altro, ce n'è una terza, quindi insomma c'era anche questa cosina qua per renderlo. Quante altre trans quali hai? No, sono diverse, infatti
Sì, guarda, io ho il cuore con la lama e tu hai il ragno, bellissimo. Ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non lo sapevo che questi easter egg. E c'è anche questa, la terza, vedi? Zacca. Il martello. Set completo. Vabbè, insomma. C'è una grafica sorpresa che è Nicolò nudo, però solamente potranno riceverla. Solo per i più fortunati. E no, per quanto riguarda invece i due pezzi, diciamo che tra l'altro uno si lega molto a, cioè è un po' abbiamo fatto ognuno il suo pezzo sul lavoro salariato, che uno è Lama appunto, e un pezzo che rappresenta un po' la nostra svolta melodica. abbiamo deciso di fare un pezzo abbastanza cattivo, e il contesto era proprio quello della non accettazione silenziosa di quelli che sono tutte le dinamiche di sfruttamento del lavoro salariato. Gradinati invece è un pezzo che parla dell'essere ultras, e quindi ne parla in termini, diciamo, abbastanza ecumenici, quindi non racconta di una squadra precisa o di un tifo unico, ma di quello che rappresenta invece proprio la passione per lo stadio, le gradinate. E come poi avete potuto vedere, abbiamo scelto anche di fare il video omaggiando l'Armata Pirata e il Sant'Ambrose, che è una bellissima realtà di calcio popolare qui a Milano, che da diversi anni... Parlanecene, per piacere, che non... giusto per introdurla, visto che anch'io non la conosco, così giusto per introdurre questa realtà. Sì, loro sono una squadra che è nata praticamente da un progetto in cui volevano coinvolgere i migranti a giocare per questa squadra, e negli anni è diventata ormai una realtà in cui praticamente quando vai in Gorlistan, che Gorla è, diciamo, la fermata della metro di Viale Monza, adesso si chiama Gorlistan il posto, omaggiato anche da noi Volksfreiter con un grande blocco Welcome to Gorla, che insomma fa capire che la cosa è sentita, e i ragazzi stanno facendo un lavoro veramente straordinario, nel senso che arrivano ad avere 200 persone regolarmente con la pioggia, col freddo, e insomma, visto che li vogliamo molto bene, per noi fare il video... Cosa fanno? Categoria WISP? Terza categoria? Terza categoria. Sì, terza categoria. Erano saliti di categorie, sono riscesi, mi sa. Tipo, però, comunque. Okay. Però hanno sia... La squadra della FIGC, che mi pare sia in terza categoria, poi hanno anche una squadra di CSI, quindi disputa il campionato amatoriale, cioè tutto sotto la stessa egida comunque del Sant'Ambrose. C'è anche una squadra femminile, progetto. Insomma, è tutto un progetto assolutamente basato sull'allargamento, la condivisione e l'integrazione. Quindi salutiamo l'Armata Pirata del Sant'Ambrose, viva il piccione sempre! Bello! Tra l'altro immagino che non sia stata sbatta per niente riuscire a rimediare a tutti gli amici per poter girare il video, che di solito far quelle cose deve essere una follia pura, perché non deve essere facile rimediare tutto il pomeriggio per farsi un video. C'era la partita al pomeriggio che noi abbiamo fatto questa cosa molto furba del dire tanto in 200 ci siete alla partita, poi organizziamo un bel concerto che è stato fatto con gli Stiglitz, che sono altri fratelli Figge di Sena, a cui vogliamo molto bene. Sono stati anche loro ospiti sul canale e hanno sempre bellissime parole per voi. Salutiamoli. Non può essere altrimenti, vi vogliamo tanto bene. E quindi, insomma, per noi c'è stata anche l'occasione di dire: ma perché non facciamo un cazzo di concerto lì a Campetto, che sarebbe bellissimo? E quindi in questa occasione abbiamo deciso di fare un video, che erano 8 anni che non lo facevamo. Quindi adesso siamo in un momento di incredibile: disco, video, cose nuove che arriveranno. Franz ne sa qualcosa. Stanno registrando, tra l'altro, rega, questa live, per dire delle difficoltà di organizzare una live che è sempre peso, la dovevamo organizzare tipo un paio di settimane fa, un mese fa, prima che partissi, e Martin fa sì la facciamo, ma siamo in studio. Io ho detto no, Martin, in studio che non viene bene la live. Tra l'altro non prendeva il telefono là, quindi cioè, sarebbe stato un delirio totale. Credo anche che la condizione di sobrietà generale non è che regalasse proprio le migliori prospettive per una live senza qualcuno che mettesse insieme le vocali e le consonanti con un minimo di comprensione. Eravamo in studio dallo psichiatra, eravamo probabilmente. Oh, vedi.
queste sono le soddisfazioni, salutiamo. Le grandi soddisfazioni queste. Vabbè, sono finiti i bolognesi, ragazzi. Rimetto dentro, qualcuno di voi vuol farsi un giro che rimetto dentro. Faccio io che vado. Poi vuol uscire che rimetto dentro i bolognesi così. Dalla toilette, okay. Esco io. A cambiare l'acqua alle olive. Perfetto, grazie mille. Eccoci qua. Ma siete ragazzi. Ecco hot. Come si chiama? Ernesto il macellaio. Ernesto. Comunque, me lo ricordavo diverso. Posso dire una cosa? Oltre tutta la grande e lunghissima gestazione che ha comportato arrivare ad avere in mano il famoso split, poi c'è stata anche la roba che adesso io voglio fare un discorso, un dibattito sullo zelo dei punk di oggi. È una cosa intollerabile perché ormai la gente organizza i concerti 9 mesi prima, quindi ci siamo ritrovati a voler fare un concerto tipo nell'arco di 2 settimane e tutti gli slot dei sabati, dei venerdì, delle cose erano già bloccati. A un certo punto purtroppo abbiamo fatto una sovrapposizione con un festival che giustamente mi hanno messo a settembre che l'abbiamo organizzato. Ho detto, ma a settembre non posso neanche sapere se sono vivo a febbraio, scusatemi. Quindi, vabbè, giustamente. Con il fatto che poi la cosa è stata, troviamo almeno una data a Milano e per agevolare il tutto abbiamo scelto un posto molto bello, che è ancora un baluardo del punk milanese, che è la casa occupata a Gorizia, che è grossa praticamente più o meno la sala concerti come camera mia. E sull'onda di... che poi la sovrapposizione è arrivata perché a un certo punto ho sentito i Termidown e mi hanno detto, senti, passiamo da Milano, ma non è che riusciamo a incricchiare una data? Io ho detto, vabbè, basta. Andato, Termidown, Sacro Cuore, sempre peggio, e saluti. Comprate le armature dal fabbro, cioè, oppure prenotate medici, fisiatri e quant'altro. Però è stata una serata veramente abbastanza epica, direi. E soprattutto vorrei anche sottolineare questa cosa che, avendo scelto di organizzare come solitamente costume un benefit, in questo caso era per Ilaria in carcere in Ungheria, e abbiamo tirato su solo di cassa quasi 700 euro, che per uno spazio piccolo come Gorizia vuol dire che innanzitutto c'è stata la solidarietà di tanta gente. Cioè, per la prima volta ho visto persone in cassa mollare giù 20 euro e dire no, non voglio il resto, e sono dei bei segnali perché vuol dire che le persone... quel minimo di coscienza, quel minimo di attenzione, almeno di dare quel poco di solidarietà attiva che comunque serve sempre per quanto riguarda le spese processuali o comunque il mantenimento in carcere. Quindi è stata una serata molto bella. Lì ringraziamo anche Ale Mob, la persona con cui registreremo sempre, e i compagni di Conchetta, che tipo quando alle 7 non avevamo le aste della batteria siamo andati a prenderle a piedi. Perché da loro. La situazione era tipo, ma le aste? No, ok. Quindi come al solito c'era questa parte molto punk che non poteva mancare. Però direi che lascerei parlare anche i nostri ragazzi dalla Bolognina sull'impressione di quella seratina, insomma. È stato bello, perché tipo... c'è ferito, tipo. Ma niente, cioè tipo 3/4 della gente che è venuta e ha pagato l'entrata non è riuscita nemmeno a scendere. Eppure sta cosa l'hanno fatta e questo mi è piaciuto un casino, davvero. Un sacco di gare. Poi vabbè, serata è andata poi avanti, poi... malamente di gare come al solito, però io e Ernesto siamo stati quasi bullizzati da 2 Maranza alle 4 del mattino al barone mio quartiere, attenti, occhio la situazione. Perché poi Ernesto, raccontateci però dei Maranza, adesso sono curioso. No, allora andiamo a comprare le sigarette alle 4 del mattino e non sapevamo dove eravamo, io e Ernesto da soli, e arrivano questi due, cioè, capito? Cioè, io già sapevo cosa volevano fare, Ernesto nella sua innocenza non capiva niente, naturalmente. Aggiungerei cercato... anche nella boccia di whisky che si era stampato serenamente il pomeriggio, magari, che ha aiutato anche lì. Sì, forse quello, cioè, o forse perché Ernesto e basta, comunque, forse anche solo per quello. Comunque sia, ho dovuto proprio... praticamente tirarlo via malamente lui
perché se no ci facevano la pelle quei due comunque. Vabbè, comunque è andato tutto bene. Il giorno dopo sono andato a vedere il puzzle comunque, ed è stato bello anche lì comunque. Molto bello. Perché, esatto, avete fatto anche la doppietta, tra l'altro. Ma no, solo io l'ho fatta, allora no. Solo tu alla fine. No, anche perché il mio, cioè, il weekend a Milano per me è iniziato il mercoledì. Mercoledì notte ho dormito abbracciato a Lenin sul divano di Martin. Giovedì tutto il giorno, e venerdì è stato un tour de force che è finito alle 5 del mattino di sabato, mentre davo la paga a Ernesto e ad Adrian a scacchi, tra l'altro cantandomela che sono un campione. Poi ho scaricato un'app per giocare a scacchi e non riesco a superare il livello intermedio 2, che è il terzo livello di 20 livelli, quindi... Però comunque ho bei ricordi della Barona, bei ricordi dei Navigli, abbiamo mangiato il trapizzino, abbiamo mangiato un sacco di altre cose con un altro organo, sempre che, insomma, nella zona della faccia, e sì, ci siamo trovati da Dio a Casa Gorizia, e abbiamo rivalutato Milano in questo senso. Sì, bella serata. Questa è una cosa che voglio sottolineare, cioè, ad esempio, faccio così almeno li saluto anche, che un'altra, altre... amici, fratelli e compagni che vogliamo un botto di bene, tipo gli Obophobic, quando li chiamai la prima volta per il primo festival di Bello come una prigione che brucia all'orso, avevano anche rilasciato, poi l'ho visto dopo, un'intervista alla fanzine, quando ancora Gab degli Smashums era tipo mezzo root boy, beveva, fai conto, in cui merda. Dicevano peste corna su Milano, tipo Milano deve bruciare, è una merda e così. Quindi quando li avevo chiamato, fa, mo. A Milano dobbiamo venire a suonare, veramente. E quindi anch'io ce l'avevo di Milano una volta, comunque ce l'avevo anch'io una volta. Cioè, possiamo dire, dopo aver passato 48 ore a Milano, Milano è la Teheran degli anni 70. Cioè, a me è piaciuto quella ragazza. Bellissima. Io la prima volta stato... No, però volevo aspettare una lancia sul punto che... Ripamonti, cioè, è stata la prima volta che io ho suonato a Milano, in cascina Ripamonti, e ciò da quel Minchia. Giorno lì veramente io c'ho gli incubi di Ucane, diciamo che ti ha messo davanti tipo al mostro finale del yeah, esatto, partito dal mostro finale sono partito, esatto. Però adesso mi piace Milano, adesso mi piace, sì. È che noi venendo da dobbiamo rilanciare il brand cittadino, cioè nonostante Sala ne faccia un parco giochi per ricchi, noi ne creiamo un parco giochi per il disagio dei nostri amici in cui la gente si trova bene. Ecco. Comunque ha messo suoni e cartello la Teheran degli anni 70 adesso. Suoni e cartello, benvenuto Milano. Milano che ha la cultura. Sì. La Teheran degli anni 70. Tra l'altro, ragazzi, sapete chi vi saluta un casino? Non sto cazzo, No. Mario Lina di tanti, che ci siamo incontrati a New York. E ha detto, quando Martin decide, faremo la data bolognese della presentazione dello split al Tank. Quindi, non so se c'è una data in essere o meno, però va detto che ci state lavorando anche lì. Allora, se tu pensi che fare questa live sia stato complicato, questa data bolognese al Tank, io ci andrei anche sui gomiti, ma anche subito, però... Proprio per colpa del lavoro salariato, di tutte ste rotture di coglioni, sta diventando oggettivamente una faticaccia. Però non ce ne voglia, perché, ripeto, cioè, andrei anche domani a fare la data di presentazione, però abbiamo dei problemi strutturali legati al lavoro salariato. Quindi vaffanculo al lavoro salariato, viva il punk. Però ce la faremo, questo posso dirlo, ce la faremo. Ragazzi, si è parlato di Stiglitz, di Sacro Cuore, sempre peggio, tante band che stanno girando ultimamente, al concerto la gente che è venuta a vedervi, quasi nessuno poi è riuscito effettivamente a vedere il concerto perché probabilmente eravate in troppi, quindi si sta parlando di un momento particolarmente propizio per il tutto, quindi... è un momento buono per il punk, lo si può dire, direi. Beh, io ho comprato 20 azioni della Parmalat. Adesso l'hai comprate. È un po' tardi. Facciamo dire qualcosa a lui che si fa tutti i concerti, suona con gli Ostile, va alle serate trash,
parlaci dello stato della scena, Fede, dai. Ma parlaci allora, del metto dentro anche Giorgio, esco un attimo io. Ecco. Montera Peppa. Micchia. Effettivamente la scena punk ultimamente sta dando grosse soddisfazioni sotto l'aspetto soprattutto di nuove leve, perché non è che se ne fossero viste tantissime ultimamente. Invece negli ultimi concerti, anche alla presentazione del disco, mi ha fatto piacere vedere dei giovani, soprattutto anche molto più giovani di me, che ormai anche io non è che sia così tanto... Sei il Regas del gruppo. Sei dicendo. 30 quest'anno. Solo perché sei un rinnegato, questa è la cosa. E già vuol dire tanto, cazzo. Però effettivamente c'è un sacco di ragazzini che non mi sarei mai aspettato di trovare a dei concerti ultimamente, visto che ormai girando vedevi sempre le solite facce, anche i più anziani di me potranno confermare questa cosa. Però effettivamente c'è un po' un ricambio generazionale, poco, comunque non è che parliamo di grossi numeri, però un po' c'è questa cosa. È una domanda che faccio a tutti. Aggiungerei una cosa che... Vai, figurati, Franz. No, poi vai te. Veloce, visto solo Milano o anche... Parliamo di Bologna qua, ma anche... Cioè, vedete... Perché effettivamente a Milano adesso devo dire che è abbastanza una figata. Poi magari con alti e bassi, però... sia realtà mega politicizzate, autogestite, sia realtà un po' più commerciali, diciamo, però di roba ce n'è. Mi chiedevo se la stessa cosa sta succedendo a Bologna o anche più a sud. Bologna, il problema di Bologna è che non è riuscita a gestire il livello di repressione, cioè alla fine comunque quasi fa un genere che non è che puoi proporre e non vuoi proporre ai circoli arci, ai clubetti che ti fanno pagare 25 euro l'entrata, quindi ti devi anche un po' confrontare con una realtà cittadina che non ha saputo rispondere a un certo tipo di clima senza critica, è un fatto, cioè, c'ero anche in mezzo, quindi è un fatto, però cioè, ricambio generazionale c'è, secondo me la problematica più grossa è la mancanza di ricambio generazionale su chi fa la musica, cioè a livello di pubblico, di chi segue, di chi pompa la roba, c'è. Ed è una cosa che secondo me farà fatica a morire, e Dio me ne scappi di non poterlo vedere in vita se questa cosa muore. Però c'è poca gente che suona, cioè nel senso, io per mettersi una band sono dovuto andare al reparto di geriatria del Sant'Orso a prendere questo qua, poi sono dovuto andare fuori dal fisso al bar, gli ho detto vuoi una band, ti do 20 euro, mi ha detto ci sto. È un chitarrista eccezionale, non è così, non le trovi così in strada, due al prezzo di uno praticamente, vai. Vabbè, ma voi siete, scusa, voi siete tipo il super gruppo quando avevamo messo insieme uno dei Dick Dick, uno dei Giganti, uno dei Profeti, italiano. Cioè, sì, siete una all-star band praticamente, diciamo la verità. Siamo gli Harlem Globetrotters del bolognese. Esatto, quella è più bella. Però cioè, l'unica problematica che ho riscontrato io è questa, cioè, e l'ho riscontrata perché io ho 25 anni, sono l'ultimo arrivato, però ci sono pochi gruppi che nascono, ce ne sono però sparuti che si devono confrontare comunque, e qua vorrei sottolinearlo, una scena piena di vecchi rompicoglioni che ti spiegano come essere skin, ti spiegano come essere punk, ti rompono il cazzo se ascolti la trap, se ascolti il reggaeton, e non capiscono che comunque gli anni 80, porco Dio, sono finiti, e magari c'è anche da un tempo. Tipo di evoluzione dal punto di vista artistico, che non vuol dire che vado in giro con i ciapa merda e mi dico che sono uno skin, perché fino a un certo tipo di crisma ci sto dentro, però è proprio la questione di trovarsi davanti alle barriere dove sempre da maschio, io parlo da maschio, devi dimostrare, capito, se sei uno skin devi avere il cazzo duro, devi avere il vocione, così colà. Io ho il vocione, ma il mio cazzo è mollissimo e mi va bene lo stesso. Sono comunque lo No, vabbè, allora se posso aggiungere una roba anch'io, penso e credo, partendo un po' anche dal discorso su Milano e non solo, ci sono due dimensioni. Milano vive, credo, del consolidamento di quella stagione magica che è stata, credo, rappresentata al meglio dal documentario, esattamente, da Uragano negli occhi,
che è stata quella fase a cavallo tra il 2015 e il 2020 in cui la gente diceva sì, sarà stato pure bello quando c'era il virus e spaccavate le cabine telefoniche, andate a fare le contestazioni ai concerti dei Black Flag, ma qua stiamo respirando qualcosa di bello e di speciale, che poi culminò nell'organizzazione delle 5 giornate DIY, che fu proprio l'apoteosi di mettere insieme le energie per costruire qualcosa di condiviso, no? E secondo me oggi, col fatto che magari non è che c'è più tutta quell'esplosività, ci sono dei percorsi che continuano, e a differenza di prima, in cui c'erano i centri sociali che nel loro collettivo facevano la programmazione punk, tipo il Vittoria, tipo Cox, o tipo un sacco di altre situazioni, vedi il Bulk, Smokers, adesso ci sono i punk che organizzano nei posti, quindi questa cosa qua è bella perché si espande un pochino a macchia d'olio. E da questo punto di vista qua, secondo me, noi godiamo tutto sommato di buona salute, anche se poi di spazi sociali a Milano che facciano tante cose non ne sono nemmeno rimasti così tanti. Non c'è la tabula rasa bolognese, per fortuna, Bologna, perché comunque Bologna è sempre stato un punto di riferimento. E da Bologna va detto anche che la rinascita di tutta quella invece che è tutta la scena dei pelati, skinhead, rude boy e quant'altro, è stato un lavoro lungo, perché credo sia partita da tutti gli ska festival fatti ai tempi a Crash, fino a tutto il lavoro che fanno i ragazzi di BCR, che comunque secondo me è encomiabile, e sicuramente ha cambiato un po' la faccia di quelli che sono i nostri concerti oggi. Nel senso che poi a me capita quando, tipo sabato, no, che c'erano un botto di vecchie glorie o vecchi rottami, che dir si voglia, in senso molto buono e affettuoso, però c'erano un botto di ragazzini, anche un sacco di facce mai viste, che vengono lì sotto il palco e ti cantano le canzoni e dici, cazzo, c'hai 16 anni, che bello che sta cosa arriva. Però io mi ricordo i concerti Yo-Yo a inizio 2000 erano un'altra cosa, cioè erano 30 pelati, forse 4 skin girl e c'erano 7 risse ogni sera. Invece magari adesso è diventato un pochino più allargato, ed è bello vedere che comunque ci sia tutto un mondo di ragazzi e di ragazze, di kids, usiamo il termine kids, che si avvicina a questo genere di nicchia, e invece di andare solo ai festival dove ormai spendi, porco Dio, 90 euro, 70 euro, 80 euro, io me li sono già visti più o meno quasi tutti quelli che volevo vedere in vita mia, quindi ho speso un sacco di soldi ai concerti, meno di quello che si spende oggi, e oggi faccio fatica a comprarmi un biglietto ad un prezzo che mi urta proprio, perché è una cosa che non... Io ai tempi comunque non sono andato a vedere i Black Sabbath in formazione originale perché costava troppo ed erano 80.000 lire, c'erano i Pantera, altri due gruppi, mi sono svegliato la mattina dopo alle 6 e ho detto cosa ho fatto, perché, capito? Sono stato a Praga a rivedermeli senza Bill Ward. Però tutta sta cosa per dire che, porco Dio, se qualcuno continua a vedere che c'è una nicchia vera di persone che si fanno un culo così per costruire aggregazione, per riproiettare questa scena di Geronto Oi e Geronto Punk, almeno da farli sentire i ragazzini, speriamo che così i ragazzini inizino a suonare, no? Facciamo così, mettiamola così. A Bologna c'è questo piccolo problemino, c'è un problemino a Bologna, che forse adesso sto sganciando la bombetta già del cazzo, che ognuno litiga con qualcun altro, capito? Cioè, quindi c'è un problemino, nel senso che noi, ognuno di noi è una testa di cazzo e ha dei problemi personali con chiunque, e questa cosa a Bologna viene fatta per pesare un sacco, questa cosa. E lo stesso vale per i 1000 collettivi che potrebbero mettere le forze assieme comunque e organizzare comunque qualcosa tutti assieme. Ci sono 60 collettivi che organizzano le stesse cose, ma non si parlano l'uno con l'altro, capito? E questo è il problema di Bologna di adesso, secondo me. E lì mi viene da dire, a Milano siamo stati un esempio virtuoso in questo. Cose personali. Davvero. No, per cose personali. Poi io sto al di fuori delle assemblee perché non mi vanno queste cose qua, ma io lo vedo da fuori. C'ho tanti amici che frequentano queste... Cioè, io vedo questa cosa. Non si parlano l'uno con l'altro e si organizzano le cose senza nemmeno interfacciarsi l'uno con l'altro. Cioè, e sono tipo 10 persone a collettivo, capito? Sì, quando quindi... potrebbero essere 150 tutte assieme di piano. È quello il problema. Vabbè, è come quando dici sono le stesse persone qua, e approfitto per salutare i compagni livornesi che
nel periodo di massimo splendore avevano tipo 4 posti occupati, un posto per fare la mensa, l'ostello, quell'altro. A un certo punto ho detto, di, sei occupato anche un posto per fare la mensa, vieni. Oh. No, e tu dici, ma siete sempre voi, sì, siamo sempre noi. Beh, dovremmo seguire questa cosa qua, cioè metterci tutti insieme e fare tante cose. Comunque io vado a parlarsi di vino, potete far rientrare in Nosferatu se volete, eh. Ok, arrivo. Posso andare io, diversificare anche il business, diversificare il movimento. Comunque un problema di scena come un problema di movimento. Guarda, se la dobbiamo Elia, torno un attimo su. Grazie di te. Nosferatu. Ecco qua. Ecco qua. Elia, torno un attimo su di te. Appunto per anche te, Giorgio, quanti anni hai? Io ne ho 30 quest'anno. Minchia, quindi per Fede, Giorgio ed Elia, che sono, diciamo, le nuove leve. Quindi vorrei anche farvi raccontare un po' da voi. Con Fede un po' l'avevamo fatto anche l'altra volta che era stato il live da me. Però un attimo, qual è stato il vostro percorso per entrare in questo mondo e se avete trovato del gatekeeping, come dicevi te prima, appunto, Elia, cioè gente che era per caso perché ascolti la trap o perché vesti in una determinata maniera. Quindi se a turno, magari partiamo da Giorgio, poi Elia e Fede, un po' qual è stato il vostro percorso di arrivo verso il genere e come siete arrivati qua. Ma allora, niente, io, cioè, poi ho abitato tanto all'estero, quindi mi presentavo ai concerti e poi piano piano le opportunità si sono aperte e ho cominciato a suonare con gruppi. Poi per un periodo mi sono messo solista che c'avevo lo studio di registrazioni e piano piano adesso sono qua dove sono. All'estero dov'è che stavi? Sono. Io abito a Singapore, ho abitato 6 anni. Singapore! Quando com'è stato il... il clash culturale tra Singapore e Milano? Ah no, io mi ci sono adattato, è sicuramente una realtà diversa, però mi ci sono adattato. Una io figata. Sono nato perché... non ci credo, c'hanno, anzi. Ci hanno suonato i golpe, cos'è, 2-3 settimane fa, quindi... E sono stati super contenti. Sì, anche perché è una città dove non penseresti che ci sono, cioè, questo tipo di realtà, perché talmente la chiamano la città delle multe, non puoi fare una sega in giro, altrimenti scoppia il portafogli. Ho visto proprio un servizio che rischi una multa di $2,000, una storia del genere, se sputi per strada o se tiri una cicca o se tipo non puoi stare nudo neanche in casa. Ho visto delle robe abbastanza assurde su Singapore. Sì, diciamo che ci sono le leggi abbastanza toste ed è una cosa abbastanza allucinante, ecco, che non puoi neanche portare il chewing gum in aeroporto. Devi dichiarare forse questo. Dante, se tu vai a mangiare a Singapore, ci sono i cartelli con sopra scritto: se arriva una scimmia, non la guardare negli occhi, se no ti potrebbe graffiare la faccia. Te lo giuro. Su alcuni, dai. Io l'ho visto. Questo è abbastanza utile. Non devi guardare le scimmie negli occhi, capito? Quindi abbassi gli occhi. Scusa, ma se io sono a mangiare, che ci sia una persona e una scimmia, mangio e mi faccio i cazzi miei, mica mi metto a guardare negli occhi le persone e le scimmie, scusa. Penso che sia abbastanza logico. Non lo sai. E mi ruba il cibo e la scimmia ha fame, gli dico che cazzo ti piace, gliene prendo uno alla scimmia. E io mi ricordo per il guardarla negli occhi. Tu devi chiedere alla scimmia se la sente di condannare a Masso o no a quel punto. Qualcuno ha ricevuto un messaggio. Dica, chi suona il telefono? Per chi è? No. Tu invece, Elia, parlando del tuo percorso, invece da 25 anni, quindi sei del 2... 98. No, del 99? 98. Wow. 98. Gliel'ho scritto. Eccolo lì, 98. Te lo ricordo. No, se lo ricordava, capito? Sì. C'ho anche il codice fiscale. Benissimo. Io sono bresciano e già basterebbe così. Però ho iniziato ad ascoltare hardcore punk quando ero piccolino perché avevo un cugino più vecchio di me che mi ha fatto scoprire Grandine,
io cioè già un po' ascoltavo punk, però tipo gli Scappè, la banda Bassotti, talco, mia nonna su una montagna russa, e quindi piano piano approfondito sta roba. Poi sono cresciuto insomma frequentando tanto un quartiere che è un ex quartiere popolare di Brescia che adesso è gentrificato, dove c'era ancora un po' lo zoccolo duro degli ultimi skin rimasti a Brescia, che mi hanno un po' tirato su da quel senso lì. Ho iniziato a suonare il basso in un gruppo crust di Brescia, che erano Giro, Magazzino 47, però insomma, cioè, ho suonato a Verona, a Mantova, ho fatto poche date. Poi Angelo, il cantante dei Raukers, mi ha preso, ma un po' fatto da Virgilio in questa cosa. Però ho sempre avuto la roba della musica, nel senso, già piccoli ascolto, lo inglese non me lo cago di pezza, ma perché se non capisco il testo mi nervosisco, però tipo gli Oppressed li ho sempre ascoltati, ho sempre avuto quella roba, mi piaceva l'estetica, mi partiva la appartenenza, diciamo, al proletariato, quindi della sottocultura skin. A un certo punto ci ho messo una spruzzata di comunismo, mi sono detto vaffanculo, sono abbastanza vecchio per potermela sentire calda, mi raso la testa e divento skinhead. Però di fatto sono sempre stato comunque sulla scena hardcore del nord Italia. Non ho durato tantissimo prima di venire a Bologna. Poi venendo a Bologna stavo all'X4 e comunque sono sempre andato ai rave, ai concerti pop, cioè sempre stato un ibrido. E poi vabbè, a un certo punto ho fatto la scelta irreversibile della stempiatura, di cui non mi pento. Però c'hai i baffi. Ma sei da pochi baffi, perché si vede che alla mia ragazza gli piace mai un PA, non lo so, ma gli piacciono lei, quindi ritengo. E però hai sempre condiviso esperienze con un gap generazionale che ti distingueva, perché con i tuoi coetanei riuscivi a comunicare quando a Brescia, cioè c'era una sottocultura... O controcultura dei tuoi coetanei, riuscivi a condividere? Sì, cioè a Brescia, nel senso, io poi sono via da 7 anni, tornando insomma periodicamente, però cioè, più che altro la mia generazione fino a il 2000 aveva ancora l'opportunità insomma di usufruire di un certo tipo di, non di usufruire, però insomma, non so come dire, tipo al Magazzino facevano ancora i concerti che organizzavano i ragazzi con cui Elia, quindi... Il blocco bresciano che viene ai concerti, pochi ma buoni, si fa riconoscere sempre e sono tra i più adorabili di tutti. Cioè. Esatto, Fratelloni, Ferri e Espo, insomma, è un lascia passare in tutta Italia a nominarli con gli skin. Però per dire, adesso comunque a Brescia di fatto è rimasta solo la festa della radio, che comunque non propone quel tipo di underground a cui magari noi apparteniamo. Io lo so perché ho alcuni amici che sono rimasti a Brescia e me ne parlano, c'è proprio quel tipo di povertà culturale a livello di scene underground, soprattutto sul punk, meno sull'hip hop, per cui prima c'era un giro un po' più largo, si organizzavano comunque poco concerti, però cioè, i giri te li facevi. Poi c'è anche da dire che io sono venuto a Bologna anche per quello, io non sono un migrante economico, sono un migrante dello sballo, perché mi sono detto, minchia, c'ho 18 anni, mi sono rotto il cazzo, si sta in una città in cui non succede niente, voglio spaccare, io suonavo il basso, volevo iniziare a cantare, sono venuto a Bologna, mi sono fatto il mio giro col vecchio collettivo che c'era, Bologna Punks, e ho fatto una band hardcore brutta, e poi insomma grazie a questo tipo di feedback poi sono riuscito a convincere quei 4 drogati che sono con me a fare una band. Però è stato anche molto cosa di entrare a gamba tesa, capito, nella scena, dire vaffanculo, ho 25 anni, io non ho mai sentito live i Colonne Infame Skinhead, non me ne frega un cazzo, cioè io vivo adesso, hic et nunc, per usare un latinismo che piace tanto a Martin, e... ma quanta cultura, signori, stiamo veramente cioè, su questa cosa dell'entrata a gamba tesa io vorrei spezzare una lancia sul fatto che loro sono usciti con un demo che se fosse stato un disco, e comunque rimane perché c'è, però è una roba che, cioè, quando l'ho sentito la prima volta ho detto, oh, ma veramente, cioè, che cazzo sta succedendo qua? Perché è stata una roba di una potenza devastante. E ne approfitto anche per salutare Bolzo, che diceva di voler essere salutato, perché intanto grazie che ha supportato questo progetto come ha sempre fatto con noi nel tempo. E
E la cosa divertente è che avevo beccato Bolzo qua in Barona, che c'è questo DIY Festival fatto al Barrios, che è un localino, clubino, che per la Barona è oro colato, roba da baciarsi i gomiti. E mi ricordo che quando gli ho detto, guarda, ascolta, stiamo uscendo con sto split, e mi fa, ma chi siete? Siamo noi e il Sacro Cuore. E lui mi fa, non conosco. Cioè, gli ho mandato il link, il giorno dopo mi fa, minchia, sì, ci sono, subito. Proprio. Cioè, subito. Perché la roba era che, secondo me, io lo dico sinceramente, cioè, secondo me è stata una delle uscite più belle che si possano ricordare in questi ultimi 2-3 anni. Cioè, perché mettono insieme attitudine, poi... per quello che ci troviamo, anche la vena cazzara, capito? Tiro. C'è la roba kebab, la nostra Islamabad è un inno, capito? Cioè, questa è la roba dove uno dice... la pizza di bello, ragazzi, sì, no, sì. Ma perché? Sì. Perché quello? C'è la questione che noi rompiamo tanto il cazzo sulla questione della Bolognina piuttosto che Bologna, perché noi cinque, tolto Ernesto che è cresciuto qua, ma vabbè, Ernesto è un po' una nebulosa complessa che viaggia nell'etere, vive nel tempo del mutamento, non quello dell'equilibrio. Però il fatto è che comunque noi siamo il cantante bresciano, il batterista stigiano, la bassista genovese, il resto vabbè di Bologna, poi quell'altro è un immigrato rumeno, e quindi tutto questo melting pot unito anche, cioè riflette molto la musica che facciamo, perché io di fatto quando mi chiedono gente che non lo sa, che magari è fuori dal giro, cosa fate, non so che cazzo dirgli, dico che facciamo rock and roll perché facciamo una vita rock and roll, perché siamo senza soldi, beviamo un sacco di birra, una cosa che non posso dire, fumiamo un sacco di siga e mangiamo di merda, quindi se questo non è rock and roll non so cosa sia. E di fatto riflette quello che è la Bolognina, perché i testi che sono scritti non sono per flexare il fatto che siamo cinque bolliti, è un fatto acclarato, allora, che siamo cinque bolliti che vivono in un quartiere che è un melting pot, ma non un melting pot alla Kreuzberg del cazzo o New York. Cioè, Bolognina è Casablanca per quanto mi riguarda, e io sono da Dio a Casablanca, perché le macellerie halal sono molto più convenienti di quelle italiane e si mangia pure meglio. Senti, la tua ragazza mi ha appena detto... Si parla di vita vissuta comunque, No, la sua ragazza mi ha appena chiesto... Se gli metti un dito nell'orecchio ti offro una birra e un Jameson. Ecco. Metti il dito nell'orecchio, aspetta, aspetta. Grazie, grazie, sta burnout. Devo salutare la mia ragazza Alice. Vai, vai. Mi a fare il tuo bar. Vai, anche metti la web, come Maradona tutto fatto ai mondiali del 94. Se me lo chiedo, comunque, cioè... Anzi, se non fossi stato abbastanza chiaro sul concetto, questo è. Si vede? Metto. Questa è la Bolognina, che... baby. Benissimo. Maghreb! Vabbè. Infatti, la squalificazione del in Coppa d'Africa è stato un lutto a livello proprio di tutto il quartiere. Comunque, io vorrei spezzare questa cosa che... è ancora bello, ad esempio, prima parlavamo della Barona, dei Maranza alle 4 di notte, tutto, no? Io sono orgoglioso di vivere in un cazzo di quartiere, in una città come Milano, dove uno si immagina, figa, nani, andiamo lì, c'è il piatto che scappa, aspetta. Però invece io sono orgoglioso di vivere in un quartiere di gente sdentata, con la tuta, che va in giro, perché è ancora un quartiere proletario, in qualche modo, a parte che hanno alzato gli affitti, il prezzo al metro quadro delle case, che la gente gli dice, ma cazzo, mi sei preso un trip. Però a parte quello, la fauna e la bellezza di queste persone sono quelle che trovi in giro, che trovi al bar. E quando noi poi raccontiamo queste robe qua, che poi sembra sempre che, sennò fai la prosopopea di questa specie di roba che... allora, anche qua mi autocito, io ho sempre pensato che, pensando ai generi musicali, il punk è un giardinetto e lui è il bellissimo zerbino, perché è ancora più meravigliosamente limitato. E quindi, cioè, tu per essere originale dentro quello zerbino devi dire delle cose che hanno detto tutti ormai 950.000 volte, però devi dirle con la tua cazzo di attitudine, che diventi un po' simpatica oppure tipo dura al punto giusto. Però credo che quello che abbiamo anche condiviso con loro, la scelta di dire cazzo, so split verrà fuori bellissimo, è proprio perché c'è quella roba lì. Cioè, come loro vivono la Bolognina, io mi vivo la Barona, come, vabbè, povero Fede, non sferato, stai bene? Sto bene, non ti preoccupare.
lui sta nel Varesotto, che è un posto che, a parte i laghi e le montagne e i boschi, andrebbe tipo raso al suolo, napalm sale come per la gente che c'è. Però intanto, hai capito, c'è Lonate Ceppino, ci sono i compagni che fanno i concerti. Cioè, metà della Sharp Milano, praticamente la Sharp Sette Laghi, vuol dire che c'è energia. E queste cose qua sono belle, perché poi io penso e credo che sia sempre tutto parte di energie, di un'urgenza, hai capito? L'urgenza di far uscire le cose. Scusate, mi sta scappando il gatto dalla finestra. La mia urgenza è il gatto. Guardate qua, ho un gatto che sotto il naso c'è una raglia bianca. Senta, fai vedere? Fai vedere quanto sei bello? Fai vedere sto musino? Guarda, oh, è tutto vero. Wow. Ti vedi? Si vede. Eccola. Bellissimo. È pure grossa, tra l'altro. È pure grossa. È un dramma sta cosa. Vabbè, ma se non lo fai grosso non ha senso farlo. No. Comunque, su quello che diceva Marti, perché è tutto vero, perché la buona musica la scrivi in questo tipo di contesto qua, l'orgoglio per il tuo quartiere, per quanto complesso possa essere, però più è vario più riesci comunque a trovare delle influenze. Poi Jolly Pizza Kebab è pure una goliardata stronza, ma di fatto che cos'è? Un inno al sottoproletariato di chi, quando tu bianco sei smarcio alle 4 del mattino, troverai sempre quell'insegna al neon putrefatta con scritto pizza kebab, e tu dici: porco dio, il Valhalla, sono arrivato, ti mangi un kebab e stai da dio. E quello grazie è grazie al sottoproletariato, che sia bengalese, che sia pakistano, insomma. Tu almeno da kebabaro alle 2 ci trovi punk. Io ormai non riesco più a scendere al bar qua sotto dei disagiati a leggermi la gazzetta senza che la gente inizi a offrirmi le cose, le robe, cioè. Vado giù per dire, mi prendo quando sono libero la mia mezz'ora, prendermi la birretta e le cose, le birrette diventano 5, però con i vecchi che giocano a carte bestemmiando, cioè. Quindi c'è tutta una vita di quartiere reale, dove uno dice: sì, sarebbe anche bello stare in isola al Frida, nei baretti fighetti, eccetera. No. Noi siamo un'altra cosa, ragazzi, porco Dio, no? Di che stiamo parlando, scusa? Di cosa stiamo parlando? Poi, per rimettere insieme la lancia che ha spezzato Martin, cos'è, 2 settimane fa che sono venuto su, ero a Milano da un'ora e Martin mi ha fatto fare la Fidelity Card dell'S Lunga e il giorno dopo sono andato al sud. Siamo vari, no? Sì, lo you can eat della Barona, cioè, comunque non è che stiamo pensando, non è che si è andati da Nobu, però. Milano Sushi e fidati. Esatto. il titolo della prossima canzone, questo. Milano Sushi e fidati. Parlando di quella roba lì, scusate, adesso vado a ruota libera perché giustamente sono l'unico stronzo che beve qua in mezzo, quindi mi lascio andare, che mi diverto. Vai, Martin. Ah no, meno male, c'è, grande, vai, ok. No, che c'è una roba, no? Quando c'era Mischeta che aveva fatto Milano, sushi e coca, le robe, tutto, no? E io non guardavo mai Sanremo, e qui voglio approfittare per salutare Martina dei Majors di Roma. Non so Sanremo. Amica, la compagna, la sorella, qui voglio tantissimo bene. E un anno era venuta su quando c'era Sanremo, e io che ero tipo nind, non si fa, non si guarda. In realtà poi abbiamo intercettato quel magico momento in cui Mischeta e con la strappone di Lettra Lamborghini cantano Non succederà più, stonando tipo qualsiasi nota. E io credo che potremmo fare Non succederà più, che torno alle 3, dovremmo fare una cover congiunta, ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. Dai! Bellissimo! Comunque, okay, fai il moderatore, racconta che hai partecipato attivamente questa volta qua. No, non c'ero, io non c'ero. Dai, riflette un po' l'inside dello studio. Ma allora, cosa ci sono? Ci siamo divertiti un casino. Non c'ero solo io a fare i cori, ma c'erano appunto di qua e c'erano... Scusa, di là, no. Esatto, sempre di là. Anch'io non ce la faccio mai. E c'era di qua. No, vai, no. Non puoi cambiare anche le ordine, dai, no, che cazzo. No.
Allora, oh, i ragazzi stanno lavorando su qualche pezzo. I ragazzi, parlo dei milanesi, sì, probabilmente anche i bolognesi stanno lavorando. Ti sei lavato le mani con la mucchina, cosa che hai fatto? Dico, vuoi raccontare di questo nostro momento di pausa concerti, composizione, che vogliamo entrare a gamba tesa sull'estate con un disco nuovo? Attenzione, dai. Io? Momento, sì, no, sì, cosa fate con i punti? Concerti e chiudete in studio? Allora, sì, l'intenzione è quella, poi ci scontriamo sempre con una serie di vincoli organizzativi, personali, ritardi cognitivi, emotivi, no? Però sembra che stiamo prendendo una direzione abbastanza giusta. Scusa, lui le prove giovedì, Fede, alle prove porti le robe? Sì, dopo che faccio il carnevale, sì. Ed era vestito tipo da pirata. Da pirata. Era e stavi andando a ballare una serata tra il carnevale. Ragazzi, ieri mattina, adesso la parentesi, ieri mattina io ero al Bar a Onda a recuperare le robe che avete lasciato sparse in giro, no, così. Chiamo Federico, gli dico, ascolta, io sono qua, resto fuori, il Bar a Onda è chiuso. Se vuoi passarti che ci dividiamo la roba, che 10 minuti, quarto d'ora, 20 minuti, d'accordo, mi carico sulla mia. Dopo mezz'ora mi chiama, fa, sono arrivato al Bar a Onda, faccio, bene, io sono in trattoria, capito? Cioè, questo è lo, cioè, se questa è la quotidianità, il nostro modus operandi. Tu immagina a comporre e organizzare le cose, però il bello è anche questo da un certo punto di vista, cioè non potremmo mai diventare un gruppo serio o pseudo serio perché uno non ne sarebbe capace. Non lo vogliamo diventare, non volete. No, cazzo, è sempre peggio, cioè, hanno preso contro il vostro nome. Esatto, perderebbe quella croce che ci portiamo, cosa dobbiamo fare, no? Esatto, però, comunque no, siamo... No, vai te, non ti sei risposto come avete fatto i vaghi anche l'altra volta. C'è un bellissimo progetto che anche, cioè, quando uscirà, però coinvolto anche noi, e siamo molto felici perché è un progetto che va a onorare un... dai, qualcosa lo spoilero, che cazzo, se no... Vai. Un disco cover, molto forse importante, diciamo, per questo mondo, per questo genere, e siamo stati coinvolti anche noi, quindi con grande soddisfazione. E approfittando di registrare questo pezzo, abbiamo iniziato a registrare le robe che vorrebbero diventare veramente un disco prima dell'estate, no? Quindi a tutti gli amici che ci hanno continuato a chiamare dicendo venite a suonare, perdonateci, però c'è, cioè, ogni volta è sempre l'altro, lui è molto rigido, quindi abbiamo deciso di fare la pausa e non avete, cioè, quindi non suonate dal vivo, ma poi è il momento, è il nostro scrittore, l'intellettuale della, no, aspetta, l'intellettuale, certo, nell'orecchio, l'intellettuale della band, però visto che lui giustamente coltiva questa cosa di scrivere libri, viaggiare, raccontare storie molto belle, interessanti, posso permettermi di fare l'aneddoto di Luca? Vabbè, andiamo a suonare, grazie chiaramente al suo libro, cos'era, su San Paolo o sull'altra cosa? Non mi ricordo. San Paolo. Primo libro su San Paolo, quando ancora non erano così filo israeliani, si può dire? Sono tedeschi. Si può dire? Si deve dire, vai. Allora, ho fatto anche un intervento molto simpatico alla serata al Bar a Onda, che ho detto che tutto sommato una pioggia di atomiche su Israele sarebbe graditissima e bellissima, giusto? Ma è stato un pezzo che stai raccontando della composizione della neve. L'ho detto lì, lo dico anche qua, rimarrà, magari qualcuno ci dirà basta. No, non dovevo dirlo? Vabbè, siamo live. Il bello della diretta, no? Siamo live ormai. Tanto rispetto per tutti gli israeliani contro i sionisti, contro sto governo di merda, perché è una roba orribile, quindi mi stacco pure 30 secondi che ne approfitto in uno spazio pubblico per dire che è una cosa irricevibile, inaccettabile. Quello che sta succedendo oggi è chiudere gli occhi davanti a un massacro
E penso, credo che anche, cioè, io ricordo quando ero piccolino che vedevo i boicottaggi dell'apartheid sudafricano, cioè adesso è quasi peggio, cioè non è quasi peggio, è veramente peggio, quindi credo e penso che prendere una posizione su questa cosa sia fondamentale e importantissimo. Però toglietemi tutto da solo, che sennò mi... Vai. Grazie. E quindi questa roba qua, per tornare invece a una grandissima cazzata, no? Quando a un certo punto andiamo a suonare a Lucca, a questo festival del Tre Bestie, che era la squadra popolare, eccetera, chiaramente arriviamo carichi a zampogna e Nico va a fare questa presentazione del libro, se non che noi stiamo tipo ai banconi del... che era una roba tipo Oktoberfest, no? Bene, con i banconi da festa, le cose, eccetera. E dopo 2 ore e un quarto che stava presentando sto cazzo di libro, in un magico momento di silenzio, a un certo punto gli faccio: "Oh, hai rotto il cazzo!" E mi sembra che sia la cosa più bella. In realtà stavo parlando ancora al microfono, ho sentito te che urlavi: "Hai rotto il cazzo", mi sono messo a ridere in diretta al microfono. Questa cosa talmente... cazzo è diventato tipo una specie di must, un tormentone. Sei riuscito ad andare avanti, Nico, o è finito lì? Sì. Cioè, mi sono messo a ridere perché non potevo fare diversamente, ma poi ho proseguito per la tangente. Quell'aneddoto è servito poi per rimbalzare a lui. Stai gracchiando, abbassa il volume, no? Aspetta, ma adesso con le cuffie. No, dicevo, quell'aneddoto è servito poi per rimandare a lui tutte le volte che poi monopolizza come adesso, e urlare. La famosa arma a doppio taglio, vedi, no? Esatto. Siamo a febbraio, l'estate non è poi così lontana, e quindi c'è i tempi tecnici ci sono per uscire l'estate con il disco nuovo? E lì torno al... Allora, cosa ho dovuto fare? Sono dovuto andare settimana scorsa in Conchetta a prenotare la data per la presentazione del nostro disco, che abbiamo 2 pezzi su quelli che dovremmo fare. Ho detto settembre, bloccala, che sennò figa, se arrivo che aspetto che facciamo il disco, cioè non posso più suonare per 4 mesi a Milano. Che cazzo? Adesso ho capito che ormai i punk giovani sono zelanti, bravissimi, bene. Ma in Conchetta vi fanno suonare che sono milanisti e voi no? Tesoro, guarda, io sono entrato in Conchetta dopo Milan Werder Brema, che saranno presi tipo 3 pappine ed erano usciti tipo dalla Champions con le robe. Ho detto: "Ragazzi, ero a San Siro a fare il barista, vi ho portato questi gagliardetti del, cioè le robe della coreografia del Werder Brema, ancora poi mi erano abbastonati, no? Ci vogliamo molto bene, mettiamola così." Quindi mi tollerano nonostante tutto, però no, c'è tanto affetto. Vi faccio una domanda, poi se volete sparisco e fate entrare anche i bolognesi. Riguardo a tutto il discorso che stiamo facendo del punk, che sta avendo un ottimo momento, forse anche perché il mondo è una merda e tutte queste cose. Allora, sì. Siete stati recensiti da Rockit, che secondo me è una roba enorme, perché Rockit, prima di questa rubrica dove ci siete stati voi, Leach e qualcun altro, gli ultimi sono finiti su Rockit, allora, e quindi volevo capire se siete contenti o no. Fammi sparire adesso, no, ti racconto il gossip. E allora adesso così non mi ricordo la persona che ci ha scritto, no, però ha fatto un po' in punta di piedi dicendo: "Ragazzi, ma se vi mettiamo nel recapone con le uscite, eccetera, vi dà fastidio." Ho detto: "Ma no, ma che..." Infatti è una cosa enorme, secondo me. La roba è Rocky, non è il mio piatto di minestra, no? Cioè, al Miami, il Festival dei Baci, non ci sono mai andato, quindi, e vivo a Milano. Dopodiché, bella per tutti quelli che ci vanno e si divertono, però, ripeto, non è magari il mio piatto di minestra. Però in realtà con il ragazzo che ci ha fatto la recensione, che ha detto: "Vabbè, oh, se possiamo spingere anche noi 2 cose belle, ho detto: "Mica, ma se ti è piaciuto il disco e vuoi far uscire e dire qualcosa, ma a me fa più che piacere, capito?" Cioè, poi a parte fare le battute, eccetera, ma va bene. Poi anche loro, nel senso, cioè, ripeto, non sono my cup of tea, come si dice, però fanno un lavoro egregio anche su tante altre cose che comunque nella musica italiana indipendente servono. Che, ripeto, magari non c'entrano un cazzo con noi, però essere finiti lì e soprattutto in una recensione che dice:
anche delle cose molto belle, ma io lo ringrazio. Assolutamente, infatti, fatta bene. Tra l'altro, anche, lo conosco, dire. Lo becco molto spesso ai concerti, quindi è uno che gira molto per i concerti. Ma come si chiama? Scusate, così lo ringrazio di nome. Adesso non mi viene il nome, scusa. Non facciamo nessuno, però io sto bevendo almeno. comunque, l'ultima volta ci sono beccati al concerto di Magnitude a Padova. Se... Se iniziamo a pensare che pure Rocky è il male, non so come dire, cioè io non so che integralista, perché mi riallaccio, scusate, vado un po' a ruota libera a braccio, mi riallaccio a quello che diceva Elio Ancè, cioè nel senso che ti ritrovi poi con una scena che siamo sempre i soliti 60 cristiani, che quattro litigano. Giorgio, grazie. Quindi sappi che a parte le battute, le puttanate, a noi ha fatto un sacco piacere che ci hai dato dello spazio anche su Rocket, che se non è la cosa che la prima cosa che mi guardo la mattina, ci fa piacere, perché veramente, grazie. Detto questo, il vedere che poi c'è sempre della conflittualità, no? Che poi quello che diceva Ancè su Bologna sembra un po' l'antitesi di quello di Milano, dove tutti si aiutano e per anni la roba è diventata che dopo la mitica message board hardcore, che chi ancora, tu te la ricordi, Nico, vero? Quando era scappato il Mullah Omar, è uscito uno che era il Moto Mullah, ha fatto tutta una serie di interventi meravigliosi. Comunque, vabbè. E la message board hardcore era quell'internet 2.0 pre-social e interazione, che era quella roba da squisito. Cioè, poi c'erano le chat, quelle più fighe, come cazzo si chiamava lì? Perché facevo la roba con l'intervento benefit, concerto, eccetera. Poi, oh, rotto il cazzo. Così, scusate. Però la questione, secondo me, è che... Sin boot memories, bravo. E comunque poi era tutta la gente che andava ad Atlantide, era tutta la gente che andava all'Echidna, che anche l'Echidna era un circolo, un club, però sono tutti posti che sono stati fondamentali per la crescita dell'underground, anche dal nostro punto di vista. Cioè, nel senso, se io mi fermo... Non so come dire, l'integralismo da una parte del ma tu non devi suonare nel circolo, quello, cioè, se lì in quel posto l'unica cosa che sono riusciti a fare è quella, ma la stanno facendo con lo stesso cuore, la stessa testa, la stessa attitudine, un circolo Arci può essere una roba strafiga, capito? Anche se con l'Arci ce l'ho, perché mille robe, però il discorso è fare, cioè DIY vuol dire costruisci le robe, e se oggi siamo un po' a corto di situazioni dove puoi mantenere un'integrità totale, globale, perfetta, eccetera, e devi abituarti a pensare, ma io penso, per dire, il primo concerto di Negazione a Torino negli anni 80 l'hanno fatto in un circolino dove finalmente hanno fatto suonare i punk, quindi smettiamolo di fare gli stop, hai capito? E poi quando hai tribunale comunista della purezza della rivoluzione, tutti neri, dove dici, figa, mi sembri gli iraniani, ma quelli brutti, quelli dei post 70, non quelli dei 70 che diceva Elia, dico, perché rompersi sempre il cazzo? Diamoci tutti una mano, capito? E soprattutto insegniamoci a vicenda a costruire dei percorsi che portino senso. E per dire, quando la sovrapposizione del concerto, che io mi sono reso conto che ero rincoglionito perché non avevo guardato il calendario che era sopra, no? Sai, tipo, hey boomer, però abbiamo tirato su 700 euro per Ilaria, allora va bene, nel frattempo c'è stata gente che è andata là a fare il benefit per il Boccaccio, che è un altro degli spazi che più hanno dato alla scena punk, hardcore, in tutti questi ultimi 20 anni a Milano e Brianza, perché il Boccaccio è intoccabile per quanto mi riguarda, e questa cosa qua, finisco il pippone, dovrebbe insegnarci a dire... Perché non andiamo d'accordo, stiamo sereni e magari costruiamo due cose insieme invece di farci lo sgambetto? Meglio, no? Assolutamente. Rimetto dentro i Negas, qualcuno di voi vuole uscire? Toglimi, io. Ok, Franco, grazie mille, ci vediamo lunedì prossimo, ciao. Un abbraccione. Ma te ne vai, così? Facciamo, è arrivato, me ne vado. Torna, dai. Andiamo. No, rimane così, ci sente. Eccoci qua. Bomba, rega, aspetta. Cos'è? Cos'è? 2023-2024? Da Bologna? Sì.
Cosa hai fatto? Comunque, con questa non ci puoi fare le botte, però con questa non ci puoi fare i botte. È troppo loffia, è vero. Grazie, sì. Hai visto la fidati invece? Oh, ma la fidati invece? No, fidati. Ce l'ho, si è addormentato a Ancè. Come i famosi amici di Asso. Dai, è stato... Dai, non smettiamo, cazzo, dici delle cose imbarazzanti. Non chiudiamo la sta live, chiedici altre cose. Cioè, diciamo delle cose imbarazzanti. Io so recitare l'infinito di Leopardi a memoria. Io sono. Dai, raga, aspettate il microfono aperto, potete dire quel cazzo che volete, veramente. È l'evoluzione della fanzine, che se lì devi dare delle risposte e stare in determinati tempi, qui c'è il microfono aperto, ognuno può dire un po' quello che vuole. Quindi ragazzi, io ancora ho 10 minuti, se volete andare su qualsiasi argomento io proprio molto molto volentieri, quindi dite voi se volete proporre qualche argomento, io sono in carico. Io volevo dire una cosa un po' scomoda. Io c'ho la parola a Giorgione, dici Giorgio. Qualcosa Giorgio. Aspetta, la fumi la sigaretta elettronica? Certo. Giorgio, sono è troppo seria, è per la voce, è inaccettabile. Cosa devi dire? Io volevo dire che il primo disco degli Screwdriver fa cagare, secondo me. Bravo, finalmente qualcuno che lo dice, minchia. Cioè tutti no, perché il primo disco, ma cosa è il primo disco? Fa cagare pure quello. Sai chi spacca? I Vazzanicchi. Sai che il batterista di Vazzanicchi era di Trecate. Posso darvi questo? Era? Era del mio paese. Di Trecate. Che la Tijuana tra Piemonte e Lombardia, ragazzi. No, ma poi... Vogliamo raccontare il suo arrivo al taxi al cavalcavia, per favore. Ma siamo al momento 10 minuti, ce ne dobbiamo giocare belle, dai. Io quando arrivo con il taxi al cavalcavia, dai, ti prego, è bellissima. Saverio? Ma che io ero ragazzino. Certo. Ero ragazzino, esatto, sì. E non mi ricordo la situazione, mi ricordo solo che stavo pisciando fuori, vedo arrivare il taxi, vedo arrivare Saverio, si mette vicino a me e fa: oh, ma tu sei di Novara? Faccio: sì, mica bella città di merda. Io l'ho guardato e ho detto: sì. Alessandria è peggio. Comunque. Vabbè, se noi dobbiamo fare la ragione, però. Io al cavalcavia che Varese è peggio. Ci ho visto i depravati al cavalcavia e sono stati un po'. Ma io allora, se posso, io ho suonato per un certo periodo nei Rifiuto, che avevano fatto lo split con i depravati. Lo split Rifiuto depravati a casa, io dei Io ho suonato nell'ultimo periodo con loro, però sì. Non c'era Marcellone. Grande, esatto. Sì. Inaffrontabile quel bene, sì. Comunque c'è una metafora della vita per chiudere questa cosa di cane, comunque. Vai, allora, io so che nel mondo va tutto male comunque, ma nella mia vita non è che... Allora, io ho visto questa cosa. Le soddisfazioni che hai sono come quando ti offrono un caffè al bar, ok? Quindi uno dice, boh, tutto mi va male, ma mi offrono almeno un caffè al bar, ok? Quel poco di caffè che ti offrono al bar, di cui tu non ti devi lamentare, perché comunque ti offrono un caffè al bar, la maggior parte delle volte te lo danno senza zucchero, capito che cazzo di... Quindi tu non ti devi lamentare di questa cosa. Il caffè fa schifo. Non ti danno neanche lo zucchero. È una merda il caffè, però almeno te l'hanno offerto, capito? Quindi uno dice, non sono così sfortunato, però poteva andarmi meglio la cosa, comunque. E questo per la mia tendinite di merda, porco Dio.
Tu trova anche la metafora è bellissima, però lo zucchero, se ti apro il cappello, lo zucchero c'è la bustina, non è che se te lo aprono te lo devo neanche zuccherare. Non parliamo di bustine, calda, piacere che entriamo in un terreno un po' scivoloso. Ci puoi mettere solo un po' di sambuca al limite, capito? Ma lo zucchero non c'è comunque. Non c'è, Ancella, ma chissà quante volte ci siamo incrociati. La vita è amara, ragazzi. Se non fosse così non ci sarebbe il death metal, cioè, scusate, no? Cioè, questa è una scritta bellissima, tipo, che avevo trovato da qualche parte. Un'altra scritta bellissima che vorrei rilanciare a lui è tipo fotografata: ho visto più sorrisi in galera piuttosto che a Novara, cioè, per capirci. La quota di oggi con la quale verrà presentata questa disordinatissima live, comunque domani sarà Milano e la Teheran degli anni 70. Meglio Chernobyl di Novara, comunque, ragazzi. E rilancerei anche dicendo che, visto che siamo l'unico di Milano, sei te, e siamo Nico di Novara, Giorgio a Pisa, io a Varese, potremmo rinominarci come sempre peggio Teheran Oi a questo punto. Teheran! O Teheran! O Teheran! Singapore a sud, la Calabria si vede. Caro. Però Singapore mi sa che rimane molto a sud, quindi Giorgio potrebbe riqualificarsi e quindi poter usare il Teheran, perché se no è proporzione culturale. Non guardi le scimmie degli occhi. Singapore è la Novara del Medio Oriente, no, dell'Oriente. Del sud-est asiatico. C'è una Novara in ogni luogo, ragazzi. Infatti i CCCP dicevano che c'è una linea che congiunge Berlino a Reggio Emilia. Per quanto mi riguarda c'è una linea che congiunge Novara a Singapore in questo momento. Indo Ferretti non ha visto che da voi sta dicendo che sta passando per Novara. Ragazzi, direi che siamo arrivati. Vai avanti. Una buttata a testa. La cosa bella e importante è che tutto quello che vedete, che tutte le persone come noi fanno, cioè che noi magari ci prendiamo la briga di stare sul palco a suonare bene, male, boh, sbronzi, no? Alle 3, alle 7, quel che l'è. L'importante è che è vero, hai capito? E che soprattutto quel palco non c'è, perché nel momento stesso in cui pensi che c'è un palco e c'è un artista, non hai capito un cazzo del punk, quindi... Io penso e credo che, ad esempio, il fatto che abbiamo presentato sto split in un posto bellissimo, che è grosso come così, e non c'era il palco, era significativo, perché vuol dire che lo senti. Tanto la mia testata con i terminali è caduta 4 volte dall'amplificatore, non ho ancora avuto il coraggio di accenderla. Tanto non si accende. Diciamo non si accende. Forza, qua. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Vai. Io un coro al massimo. Stagione. Antoniano. Vai pure, Fede. Quello di Milano. Sì, c'ha ragione. Bruci la città, speriamo. Brucia tutta qua. Barese. Devo parlare di la notizia? No. Vorrei ringraziare Fran per avermi accompagnato in questa live e che per chi l'ha vista magari è stata anche molto disordinata. E chi vuole uscire, Regaf, un attimo? Dai. Faccio io che ho parlato tanto. Ciao Martin. Ciao. Ciao Martin, ancora mi sopportate, è incredibile sta cosa. Oh, con l'Apollo puoi lasciartela fino qua quando vuoi, comunque. A te, ale ale literale, o no? Sempre, vai. E volendo chiudere, aspetta che metto
Franz, che lo ringrazio per aver fatto compagnia in questa live, che per chi avesse visto le nostre live di solito sono molto più intime e ragionate su certe cose, ma questa mi è piaciuta a modo suo perché è stato come essere al bar con tutti quanti noi. Come deve credo essere. Che in qualche modo sia stata vita. Estremamente vera, quei momenti di riflessioni con le stronfate e per poi riprendersi seri e poi ricominciare a casseggiare. Ci siamo divertiti e penso che sia uscito veramente quello che può essere fare una serata assieme ai Sacro Cuore e Sempre Peggio, senza tutte le parti più interessanti, che quelle le potete vedere quando andate ai concerti e lì sì che so cazzi. Bravi ragazzi. Vabbè, siamo molto di più di questo. Ciao Canto, dove vai domani? A Los Angeles? Dove cazzo vai? No, domani? No. Sono qua adesso in Romagna fino a... Che palle la Romagna, che palle di cane, oh. No, no, guarda, perché la Singapore mia... dell'Emilia Romagna. La Romagna è la Singapore, Canto. Vai a Singapore e non guardare le scimmie negli occhi, soprattutto. Graffiano la faccia di cane. Dai Giorgio, se una volta mi vuoi accompagnare a Singapore per gruppi punk, vengo volentieri, facciamo uno specialone, va bene? Vai, andiamo. Organizziamo tutto. Dai, andiamo tutto. Casino là. E a Singapore e a Singapore. Tre date a Singapore, facciamo, ok? Va bene. Io non durerò mezza giornata a Singapore. Grazie a voi. In descrizione è stato veramente un piacere. Vi aspettiamo per la data a Bologna al tank. Mariolina è carica, se siete carichi anche voi direi che anche noi. Inshallah. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio, buona serata. Ciao. Ciao.